croato che gira con il sinistro, sfiora Accoli, alle sue spalle raccoglie Romulo, tunnel di Romulo, che giocata del brasiliano che poi si infila ancora, Romulo, grande numero, Romulo in area di rigore, Romulo, palo e poi Luppi. Veniva giù lo stadio se Romulo la metteva in gol. Agli applausi di tutto il Bentegodi per Romulo, numero sensazionale. Se vedono la partita in Brasile, credono che sia un remake, diciamo, di Garrincha dei tempi andati, perché veramente questo ha fatto delle cose incredibili. Prima azione del Cittadella, che però ci riprova subito davanti, scavalcato Litteri, poi Romulo, il suo palleggio elegante, prova a venire via il Verona, ci riesce bene con Siligard, adesso Pazzini può andare centralmente, allarga subito per Romulo, velocissimo Romulo in area di rigore con il cross dentro, la parata di Alfonso, il salvataggio per il gol, Pazzini subito, incredibile, 25 secondi di partita, mamma mia che partenza, Romulo che zero. Azione Daniele, questa è l'azione non da Serie A, da Champions League, ma veramente una squadra straordinaria. Ha protestato con il primo assistente, pretendeva un calcio di punizione, non è stato di questo avviso il direttore di gara, e il pallone che arriva a Pazzini, ha fatto un bellissimo gol, ma ha sfruttato al massimo quello che è stato di Romulo. Per il quinto angolo in favore del Verona, di nuovo Romulo, stavolta dalla bandierina, parte lo spiovente, Pisano, Verona in vantaggio 1-0 di Fossati, adesso favorisce l'inserimento centrale di Della Rocca, questi apre a sinistra ma non trova Vitale, c'è il break del Verona che riparte veloce con Romulo, Romulo in accelerazione, ancora Romulo un po' sbilanciato in effetti da Ronaldo, calcio di punizione di Brocchi, il tocco subito però in verticale, poi di crociata per Caracciolo dentro a cercare Torregrossa, bravissimo Romulo nella copertura. Di là è partito Romulo, lo ha visto Bessa, Romulo che corre, ci arriva ancora Romulo, entra dentro il campo, poi lascia Bessa, apre per Subrayen, tocco corto, Romulo, limite dell'area, il lancio a tagliare l'area per Pazzini davanti alla porta, non sbaglia il pazzo Pazzini ed è 2-0 Verona al quarto del secondo tempo, grande apertura di Romulo, lo spiovente, l'uscita di Nicolas, Romulo, se ne va Romulo, attaccato, resiste alla carica dell'avversario, ne salta due Romulo, in posizione centrale c'è Luppi a destra, prova ad andare da solo Romulo, prova a liberarsi, Romulo sul fondo, 60 metri di corsa per Romulo che poi va ad abbracciare Luppi dopo questa corsa. Vicino c'è Bessa, si torna invece da Romulo, a destra eccolo Pisano, ad ora del gol del 2-1. Un po' di testa di Juanito Gomez, dentro Romulo al volo, ancora Romulo sul passaggio sbagliato, la difesa di Gonzalez, Romulo porta a vota, Romulo 3-1, ma che pasticcio.
Pisano. Romulo, ancora la fuga di Romulo che va in accelerazione, il cross basso di Romulo, ancora interessante, Bessa raccoglie, destro, deviazione, rete! Bessa. Romulo è già scivolato sulla destra, palla che passa, buona nel mezzo per Zuculini. Zuculini va da Luppi, Luppi con il destro, Luppi! La batteva mentre Bessa era completamente libero e poi gliela data. Romulo, passa in mezzo a due, ancora abilissimo negli spazi stretti con la palla incollata al piede. Palla messa fuori dalla difesa veronese con il tacco Romulo e adesso attacca a sinistra. Romulo, lo scatto di Romulo. Ancora il brasiliano, velocissimo da quella parte, in mezzo sta arrivando Luppi. Romulo con il cross, il colpo di testa di Bisoli che...